Buonasera dal blog di Agile, buonasera da Vittorio Lusvardi, salutiamo subito Emiliano Moscato che ha inaugurato questa bellissima maglia di Punto Scommesse con una mano in cui ha eliminato un certo Filippo Cambio. Intanto ciao e ben arrivato in famiglia. Grazie, grazie, sono felicissimo di fare parte di questa famiglia già, come ho detto in alcune altre interviste, e sono molto felice anche di aver buttato fuori il, secondo me, il numero uno in Italia e anche forse al mondo, Filippo Cambio. Bravissimo giocatore, però doveva fare i conti con me che forse sono più bravo. Ecco, ecco, e fare i conti con Emiliano Moscato, che i conti poi li sa fare benissimo, anche perché hai un ristorante a Gela del quale poi brevemente parleremo. Raccontami in estrema sintesi questa mano e poi diremo dove si è svolta, su quale tavolo si è sviluppata. Allora, la mano con Gandio, io sono di Bottone, faccio un race, tribetto race, il piccolo buio folda, lui di grande buio mi manda l'all-in. Io pensando, già siccome con lui ho avuto delle esperienze che magari fa all-in senza carte, subito instant call con due regine. Lui asso 10, due regine mi tengono e vado a fare un piatto, arrivo a 1 milione di chips, arrivo quasi a 1 milione di chip, e diciamo che Cambio torna momentaneamente a casa, quindi per la seconda volta viene scoppiato, perché noi stiamo parlando non del main event ma del principale side, cioè quello, il torneo, il secondo torneo in ordine di importanza, con un buy-in da 550 euro, mi sembra. Torneo impropriamente definito secondario, perché poi è un side importante, un side ricco in tanti circuiti, sarebbe l'evento principale. È un side che raccoglie un po' i giocatori usciti prematuramente nel main, quindi anche grandi campioni, e lo stesso Cambio, uscito dal main event, si è andato a giocare il side e ha avuto la sfortuna di incontrare Emiliano Moscato. Com'è finito questo torneo? Beh, è finito nel migliore dei modi, quando sono rimasti in due e uno dei due era Emiliano, hanno equamente diviso il piatto, quindi non c'è stato un vincitore ma due vincitori, e hanno portato a casa comunque una cifra abbastanza interessante. Sì, una cifra di 14.000 euro che fa comodo, fa comodo. Al ristorante farò qualche spesa in più di pesce. Ecco. E, tutto sommato, comunque, mi sono divertito, giocato, e penso di aver fatto, non dico il massimo, perché il massimo poteva essere magari superare il day 1A del main event, però ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto, sempre dando il massimo. Emiliano, tu, inizio di People Poker Tour, e quindi parliamo del 2010, ti eri messo in luce non solo come ottimo giocatore ma anche per la tua personalità estroversa, simpatica, quello che si dice che tiene un po' banco al tavolo, sei esondante, esuberante, insomma fai spettacolo anche. Poi eri sparito per un po', non sei venuto, evidentemente travolto dagli impegni di lavoro con il tuo locale di Gela. Adesso ti sei riaffacciato alla ribalta con noi, com'è stato il tuo ritorno? Allora, io mi sono assentato non più per impegni di lavoro ma per impegni di salute, e poi diciamo si sono svolti nei migliori dei modi, perché io venire a un PPT, non lo so, la prima volta sono stato a Cranisca al PPT, poi mi è diventata tutta una famiglia, una cosa che non posso quasi farne a meno, quindi ora di nuovo siamo ritornati più grindosi che mai, con la maglia di Punto Scommesse, una bellissima maglia che mi ha portato pure fortuna, e ricominciamo tutto a capo, cerchiamo di andare avanti e vincere qualche main event, che giusto qualcuno mi è stato scoppiato. Sì, questo è vero, me lo ricordo molto bene. Emiliano, è stato un grande piacere rivederti, appuntamento per Malta. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie di tutto, ci vediamo a Malta volentieri.